Ragazzi, non so quanti di voi utilizzano la piattaforma di TikTok, però c'è qualcosa di abbastanza singolare che succede su quella piattaforma. Infatti, molto spesso ci sono dei fantasmi del passato che vengono resuscitati, come è il caso di Isabella Gassman, questa ragazza che ha ucciso la propria madre con le sue stesse mani nel lontano 2013. È stato solamente di recente, tuttavia, che alcuni suoi video sono riemersi dopo che un utente ha cominciato ad uploadare delle clip di Isabella durante il processo. È davvero incredibile la quantità di persone che hanno messo like a questi video, commentavano anche quasi ridendo del comportamento che questa ragazza ha avuto durante il processo. Tenetevi forte e scopriamo come mai questa criminale è diventata così famosa 7 anni dopo aver commesso questo crimine così atroce. Isabella è cresciuta in Colorado e viveva con la sua madre e il suo patrigno. I genitori di Isabella avevano divorziato quando lei era ancora molto giovane, tuttavia erano rimasti molto legati, tant'è che hanno comprato insieme uno studio dove fare fotografie. La madre di Isabella lavorava anche 12 ore al giorno per poter garantire una vita migliore e più agiata per la figlia. Tuttavia Isabella non sembrava essere in alcun modo grato agli sforzi che la madre stava compiendo appunto per renderla forse felice. Alcune persone che erano vicine a questa famiglia hanno descritto la ragazza, appunto Isabella, come una ragazzina piuttosto viziata e anche soprattutto ribelle. Odiava molto la scuola e i suoi risultati accademici non erano certo i migliori. E tra l'altro, giusto poco prima il suo esame finale, ha lasciato la scuola. Come potrete immaginare, ciò ha causato grande dispiacere da parte dei genitori, soprattutto considerando, come vi dicevo, che era così vicina a diplomarsi, cioè almeno finisce le superiori e poi in caso vai a fare altro. Davvero un peccato. E tra l'altro, il comportamento di Isabella non ha fatto che peggiorare quando la madre si è risposata con un altro uomo. Questo che vedete nella foto. Isabella non voleva assolutamente sapere nulla di questo nuovo patrigno e odiava il fatto che la madre avesse scelto di rimpiazzare il suo padre. E il suo comportamento è andato via via peggiorando finché non è andata a vivere con il padre di sangue. Successivamente si è rispostata a vivere con sua madre Ryan, tuttavia la situazione non era assolutamente delle migliori. E sembra che c'è stata una vera e propria escalation di situazioni in cui madre e figlia continuavano a litigare e non c'era assolutamente il benché minimo rispetto da parte della figlia per la madre, finché il tutto è esploso in un giorno veramente terribile, che è stato proprio il giorno che la figlia ha fatto fuori la propria madre. Isabella ha gridato a squarciagola proprio in faccia alla madre e le ha anche sputato addosso. Il nuovo marito della madre ha assistito a quella scena e ne era rimasto assolutamente terrorizzato. Tutt'al più, quella sera Isabella ha anche mandato queste mail alla propria madre con semplicemente questo messaggio: pagherai per questo. La madre e il nuovo marito non ne potevano assolutamente più di Isabella perché il suo comportamento era assolutamente indisciplinato e stava peggiorando giorno per giorno. Per questo motivo hanno scelto di chiamare la polizia. La polizia ha discusso sia con la madre che con la figlia e in particolare alla figlia hanno detto: guarda che adesso sei maggiorenne, se i tuoi genitori vogliono cacciarti di casa e farti diventare una senza tetto, possono farlo, sono liberissimi di farlo, quindi smetti di comportarti così e datti una regolata. Come potete immaginare, Isabella praticamente non ha nemmeno ascoltato i poliziotti e non appena se ne sono andati si è rinchiusa in camera dove è rimasta per tutta la notte. Come potete immaginare, vivere con una figlia che si comporta in questo modo deve essere assolutamente terribile per questi genitori, ma la versione di Isabella era alquanto diversa. Infatti, secondo lei, erano proprio questi genitori a comportarsi in modo inadeguato. I genitori, tra l'altro, erano dei testimoni di Geova. Adesso non so esattamente come funzioni essere testimoni di Geova, però almeno questo gruppo per cui facevano parte i genitori era estremamente rigido con le loro regole, tant'è che non potevano neanche festeggiare i Natali o i vari compleanni. Sempre nella versione di Isabella, la ragazza ha detto che i genitori l'hanno abusata quando era piccola, l'hanno sempre trattata malissimo e il motivo per cui ella stessa si comportava in modo così irrispettoso era proprio per il modo
modo con cui era stata cresciuta. Inoltre, a detta sempre di Isabella, pare che i genitori hanno iniziato a comportarsi in modo così terribile, soprattutto quando la ragazza ha espresso il suo desiderio di non entrare a far parte dei testimoni di Geova all'età di 14 anni. Ad ogni modo, benché questi genitori di Isabella fossero entrambi dei testimoni di Geova, non ci è dato sapere se ci fosse stato o meno un qualche abuso da parte dei genitori su questa figlia. Ad ogni modo, tornando adesso a quella giornata di cui vi stavo descrivendo prima, dopo che la ragazza si è rinchiusa in camera, la madre ha scelto di andare a lavorare, anche un po' per lasciarle un po' di spazio, forse per poterle permettere di riflettere. Ryan invece è rimasto a casa con la sua figliastra e la ragazza non è uscita dalla sua stanza fino alle 8:30 di quel giorno. La madre è tornata a casa un'ora dopo, verso le 9:30, e ha detto al marito che sarebbe andata a farsi una doccia. Nel mentre la donna era andata a farsi la doccia, il padre invece era rimasto in salotto a mangiarsi del cibo del McDonald's che la moglie gli aveva portato a casa e guardare la TV. Tuttavia, solamente qualche minuto più tardi ha sentito un grosso rumore e la moglie chiamarlo. E è stato qui che si è precipitato al secondo piano in bagno. Quando ha aperto la porta del bagno ha visto madre e figlia. Subito la figlia, appunto Isabella, ha spinto la porta e ha cercato di non farla entrare. Isabella è riuscita così a chiudere la porta a chiave prima ancora che Ryan potesse in qualche modo entrare all'interno del bagno. Ryan aveva capito subito che sua moglie era in grave pericolo e non poteva immaginare l'orrore a cui la moglie sarebbe andata incontro. Immaginatevi qua quanto deve essere stato terribile. Dopo che ha chiamato la polizia è tornato al piano di sopra e proprio davanti alla porta sotto ha visto del sangue fuoriuscire, e sembra che praticamente le ultime parole della moglie, che è riuscito a sentire appunto dal corridoio, siano state Dio, forse Joseph, quindi il nome di Dio penso per i testimoni di Geova, però correggetemi se sbaglio. Ragazzi, questa storia sembra veramente tratta da un film dell'orrore, ma è successa veramente ed è veramente terribile solo all'idea. Quando finalmente Ryan è riuscito a entrare nel bagno, si è ritrovato, vabbè, la moglie accasciata a terra, priva di vita, e la figliastra con in mano il coltello e ricoperta di sangue. Isabella ha lasciato il bagno facendo finta di niente, senza neanche dire una parola a Ryan. Immaginatevi che la madre è stata colpita ben 79 volte con quell'arma, e sembra che sempre nel bagno è stata ritrovata anche una mazza da baseball con la quale Isabella ha colpito la propria madre, non si sa se prima o dopo averla pugnalata. Nel momento in cui la polizia è giunta sulla scena del crimine, non si sapeva dove fosse Isabella, il che, come potete immaginare, ha messo un pochino tutti in allarme. Hanno cercato di rintracciarla con un tracking del suo telefono, ma non sembrava essere da nessuna parte. Fortunatamente Isabella è stata ritrovata in un parcheggio il giorno seguente e, come potete immaginare, è stata subito arrestata. Isabella è stata processata per omicidio di primo grado e dal momento che era più che diciottenne è stata processata come adulta, e ciò significa che sarebbe potuta andare incontro alla pena di morte. E ragazzi, so che qua sembra assurdo da dire, ma da qui in poi le cose si faranno ancora più squallide e bizzarre. Isabella infatti è stata reputata innocente, non completamente, cioè innocente di per sé, però è stata diagnosticata con schizofrenia, e secondo gli esperti sembra che la sua condizione l'abbia portata a far fuori la madre, cioè che avesse delle allucinazioni e che non si rendesse al 100% conto di che cosa stesse succedendo. Nella visione di questa Isabella, in realtà non era la madre che stava uccidendo, ma era questa donna di nome Cecilia, la quale, se non fosse stata fatta fuori, avrebbe distrutto l'intero pianeta Terra. Per questo motivo Isabella è stata spedita in un centro psichiatrico per poterla riabilitare e è stata reputata innocente. Tuttavia, ragazzi, adesso andiamo a vedere il perché questo caso così macabro ha fatto diventare questa ragazza una vera sensation su TikTok alcuni anni più tardi. Non so se qualcuno di voi si ricorda la canzone Sweet But Psycho di Eva Max. Era una
canzone che è diventata super popolare nel 2018, subito dopo che è stata rilasciata. Probabilmente molti di voi la conoscono. Oltre a essere una canzone estremamente catchy, aveva un testo che poteva essere alquanto controverso. E tra l'altro ci sono state delle persone che si sono anche lamentati perché sembrava fare di una malattia mentale, quasi un vanto, o comunque un modo per poter fare soldi su persone che comunque soffrono di questi disturbi. Perché il testo della sua canzone, come dice dal titolo, va bene se siete degli psicopatici purché siate dolci. E pensate che qualcuno utente ha avuto la malsana idea di prendere questa canzone e applicarla proprio al caso di Isabella. Come potete vedere qui da alcune clip, si può vedere Isabella come se stesse giocando con la telecamera durante il suo processo, o fare delle faccine, dei sorrisi, come se si stesse divertendo, cioè era in una situazione veramente terribile se ci pensate. Però forse questo era anche un modo per diciamo portare avanti anche questa narrativa che lei soffrisse di schizofrenia che non fosse mai stata curata, o magari ne soffriva veramente. Qua non mi sento in grado di giudicare questa situazione. L'unica persona che vorrei giudicare sono questi utenti che hanno avuto veramente questa decisione di cattivissimo gusto di creare questi meme e spargerli per tutto TikTok. Isabella, come potete vedere, era una ragazza piuttosto attraente, e questo sembra che sostanzialmente il fatto che fosse carina ma lasciava in secondo piano il fatto che avesse commesso questi crimini orrendi. E soprattutto, al di là se fosse sana di mente o se realmente stesse soffrendo di schizofrenia, il fatto che qualcuno si sia preso gioco di questa situazione è veramente triste, perché comunque ci sono veramente delle persone che soffrono di questi disturbi, e non trovo giusto in alcun modo prendersi gioco così di situazioni così gravi. Cioè, si tratta comunque di un crimine veramente orribile. Cioè, immaginatevi una figlia che uccide la propria madre. Fortunatamente questo trend è andato scemandosi, anche perché ci sono state molte persone che si sono lamentate, perché alcune di queste clip si trovavano estremamente diseducativi e anche vergognosi da tanti punti di vista e su vari livelli. E personalmente io sono contento che questo trend non sia andato avanti per lungo, che ho trovato veramente disgustosi alcune di queste clip, sinceramente. E non è assolutamente tollerabile che qualcuno, solamente perché è attraente, possa permettersi di commettere questi atti e divertirsi. In realtà, guardate che questa TikToker, cioè non è una TikToker in realtà, però questa Isabella, che è stata resa popolare su TikTok, non è l'unica. C'era anche quel ragazzo, adesso mi sfugge il nome, magari su cui potrei trattare il caso, che anche lui era estremamente attraente, però penso che abbia fatto un incidente in macchina e ha fatto fuori una persona. E però il fatto che fosse così bello, tanti hanno fatto una petizione per dichiararlo innocente o toglierlo di galera. Non lo so, a me sorprende come siamo così concentrati sull'aspetto fisico che a volte perdiamo di vista la realtà. Cioè, perché se per tutti i criminali si avesse la stessa reazione non mi darebbe così fastidio, ma il fatto che ci sia una preferenza in base all'aspetto fisico è scandaloso quando si tratta di omicidi. Tornando adesso a Isabella, da quando è stata mandata in questo centro psichiatrico non si è saputo molto di lei. Questo fino al novembre del 2020, quando Isabella ha finalmente concesso un'intervista per la prima volta. In questa intervista ha detto che finalmente si sente pronta a riconciliarsi con la società e ad uscire. Ha detto di non soffrire più dei disturbi che l'hanno portata a far fuori la propria madre, grazie agli anni di trattamenti e a tutti i medicinali che le sono stati somministrati. Ha detto che il giorno in cui ha fatto fuori Cecilia, o per meglio dire la sua madre, non era in lei, e che adesso è una persona completamente rinata e stabile, per questo si sente pronta a essere libera di nuovo. E questo, ragazzi, sembra che non sia l'unica ragione per cui Isabella voglia lasciare quell'ospedale. Infatti nel 2015 sembra che sia stata assalita 3 volte da uno dei lavoratori di questo reparto psichiatrico. Sono riusciti ad arrestarlo, però potete capire come la ragazza magari abbia paura di vivere in quella situazione, benché la persona che l'ha assalita sia stata arrestata. Immaginatevi essere in un centro psichiatrico e essere circondato da persone che dovrebbero aiutarvi, che invece si comportano in questo modo. Cioè, tutto ciò è veramente paradossale, assurdo e orribile.
Ad ogni modo, non si sa quando Isabella sarà rilasciata da questo reparto psichiatrico e se un giorno potrà uscire. Questo non ci è dato sapere. In realtà devo dire che non c'è stato un gran parlare di questo caso dopo la sentenza e questa intervista di cui vi ho parlato. In ogni caso, penso che sia molto importante parlare di questi fatti di cronaca, soprattutto se hanno a che fare anche con i social media e come i social media andrebbero usati. Io lascio la parola a voi, vi voglio chiedere se avete mai visto su TikTok o magari su altre piattaforme alcuni video di questa Isabella e che cosa ne avete pensato, se vi è capitato di vederli, e che cosa avete pensato quando li avete visti. Scrivete qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e se vi è piaciuto questo video, come sempre vi chiedo di lasciare un mi piace. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino a qui e spero di vedervi al prossimo video. Un ciao da Seba. Good, この腕でギュッと君を抱くから